noi dobbiamo non soltanto immaginare di riaprire gradualmente a macchia di leopardo le fabbriche già dal mese di aprile, poi arriverò alla questione economica, ma questa discussione è una discussione che si può fare se te nel frattempo dai le mascherine e gli strumenti di protezione ai medici e fai però i test anche alle persone. Per esempio, se, come è possibile, in Toscana l'assessore Saccardi e il presidente Rossi lo stanno facendo, ci sarà la possibilità di avere 1 milione di test per l'analisi sierologica, voi capite che potremmo immaginare se davvero i ragazzi che hanno meno di 20 anni, meno di 30 anni, hanno già avuto in una percentuale, qualcuno dice il 10, qualcuno il 20, qualcuno il 30, qualcuno il 5%, il Covid senza avere sintomi. Allora voglio dire, dobbiamo dare agli scienziati gli strumenti tecnici per prevedere. Non soltanto per rincorrere, perché se no si fa come abbiamo fatto con l'emergenza e con tutto ciò che è accaduto.